Puoi cominciare, Alessandro. Bene, allora, di nuovo ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio Catalina per questo seminario. Informo i partecipanti che il seminario sarà registrato e successivamente disponibile su YouTube. Stavo dicendo che probabilmente non riusciremo a seguire tutto quello che ci dirà Catalina, ma non c'è da spaventarci, perché mi risulta che circa 100 anni fa, quando si diede vita alla teoria quantistica, gli stessi ideatori dissero che probabilmente non si riusciva a capire esattamente quali erano gli obiettivi di questa teoria, e quindi la difficoltà la conoscevano già coloro che hanno formulato la teoria, quindi non c'è da spaventarsi. Oggi il seminario è orientato a vedere come si possono usare alcune formulazioni, alcune idee della teoria quantistica per la progettazione del cosiddetto quantum computing o computer quantistico, che è una cosa, poi la Catalina ce lo spiegherà, che è una cosa completamente diversa dal computer tradizionale. Quindi immagino che il nostro amico e collega Salvatore, che è annoverato tra uno dei fondatori dei computer tradizionali, mi dispiace Salvatore, però il computer quantistico, per quanto ne so io, è completamente diverso dal computer tradizionale e non si programma come si programmano i computer tradizionali. Ma questo ce lo dirà Catalina. Catalina, come si dice, the floor is yours. Benissimo, grazie mille, grazie per l'invito. Io sto adesso condividendo le slide e ho provato a preparare proprio non sapendo che sareste stati tutti più o meno addetti ai lavori. Spero non sia troppo semplice quello che ho preparato, perché è un racconto di alcune delle proprietà della meccanica quantistica, di quello che stiamo attualmente facendo. Vi farò vedere anche due o tre cose sugli esperimenti che svolgiamo con il mio gruppo a Gran Sasso al riguardo, e con una breve chiacchierata su quali di queste proprietà vengono utilizzate per una delle tecnologie di domani, il computer quantistico. Non è certamente l'unica, e anzi non è nemmeno quella più avanzata, che forse sarebbe la comunicazione quantistica, quindi protocolli di comunicazione che usano le proprietà quantistiche. Tuttavia è quella di cui forse si parla un po' di più, il computer quantistico. E ovviamente la teoria quantistica, così come diceva Sandro, nasce dalla nostra curiosità di capire l'universo attraverso spiegazioni in teorie fisiche, quindi basate sulla matematica, su formule che hanno a che vedere con le leggi che osserviamo nell'universo, provando a concretizzarle in un racconto che attraverso la matematica descrive la fisica e la natura dell'universo. E questo si era riuscito benissimo ai tempi di Galileo e Newton, attraverso quella che poi è stata chiamata meccanica classica, quindi una serie di leggi, una serie di formulazioni del comportamento degli oggetti, se solo si conoscevano le condizioni iniziali, le forze che agivano sugli oggetti, si riusciva a descrivere con delle leggi il loro movimento. E questo ha funzionato perfettamente per centinaia di anni. Si pensava appunto che questa metodologia, questo metodo di descrivere la cinematica, nonché la dinamica, quindi incluse le cause, le forze, poteva essere un metodo universale che avrebbe avuto una funzionalità che andava dagli oggetti più piccoli fino agli oggetti più grandi.
Per ragioni che non sto a raccontare, perché non vorrei fare una lezione di storia della fisica quantistica, quando si è arrivati a fare esperimenti che avevano a che fare col regno dell'atomo, quindi scale e dimensioni molto, molto piccole che sfioravano la scala atomica, quella delle particelle, delle molecole, il comportamento di questi oggetti non veniva più descritto da quelle leggi bellissime della meccanica classica. E quindi si è dovuti adattare alla situazione e inventarsi una nuova teoria. Questa nuova teoria, che è la teoria della meccanica quantistica, come vi farò vedere, non usa più oggetti, non usa più, insomma, caratteristiche degli oggetti direttamente riscontrabili in natura, quali posizioni o velocità, quindi misurabili direttamente, bensì usa come oggetto questa cosiddetta funzione d'onda, quindi un oggetto molto più con uno statuto ontologico anche molto più difficile, dal quale si passa verso le quantità che stiamo misurando attraverso alcune ricette che sono e na fanno nascere delle domande. Sia come sia, la teoria è nata e ha prodotto da una parte conoscenza, inclusi, quindi come vedete qua, inclusi alcuni paradossi, tutt'oggi motivo e ragione di ricerca e spinta per la ricerca fondamentale, quali per esempio quello rappresentato dal paradosso del gatto di Schrödinger, di quale parlerò brevemente, ma anche per chi magari è meno interessato ai paradossi, alla fisica fondamentale, sfruttamento di proprietà come quella alla base del paradosso del gatto di Schrödinger, in particolare la sovrapposizione di stati, per tecnologie molto diverse, quindi le tecnologie quantistiche nella cosiddetta Quantum Era 2.0, perché anche le attuali tecnologie sfruttano giustamente la meccanica quantistica. Un esempio di cosa potrebbe in un futuro fare questa tecnologia, anche se un esempio estremo, è quello del film Transcendence. Non so se l'avete visto, un film nel quale l'attore principale, Johnny Depp, arriva e il film inizia proprio così, con lui che sta morendo, però aveva sviluppato questa grande, insomma, struttura di supercomputer quantistici in cui lui si trasferisce, praticamente trasferisce la sua mente, tutta la conoscenza del suo cervello. E se avete visto, quindi trasferisce quest'algoritmo, il suo cervello all'interno del computer. Non voglio svelarvi il film, se non l'avete visto, ve lo consiglio perché è davvero un film molto interessante, al di là di questo contributo marginale della tecnologia, che in questo caso è quantistica, lo è perché i computer quantistici dovrebbero permettere, almeno in certi settori, molta più potenza di calcolo. E come raccontavo, la meccanica quantistica è nata non perché qualcuno si è svegliato la mattina e si è detto: "Oh, toh, mo che faccio io oggi? Fammi inventare una nuova teoria." Ma come è facile immaginare, è nata dietro la spinta di fatti sperimentali. La fisica è una scienza sperimentale, inspiegabili nella vecchia teoria, nella meccanica classica. Questi fatti vanno dagli spettri atomici, quindi il fatto che c'erano degli spettri con delle energie ben definite e non continui, la stessa stabilità dell'atomo era misteriosa nel campo della fisica classica, nonché per l'ultimo arrivato l'effetto fotoelettrico che Einstein spiegò ritornando ad una descrizione della luce come fenomeno dovuto a corpuscoli di luce, particelle quali fotoni. E così per il regno del molto piccolo, dell'atomo, delle particelle, delle molecole, ma anche di aggregati un po' più grandi, quali appunto il DNA, piuttosto che non, come vi farò vedere dopo, anche i virus, oggetti microscopici. E non è chiaro se i comportamenti microscopici dovrebbero avere a un certo punto un limite, un traguardo,
su quello ritornerò verso la fine, comunque sia, la teoria quantistica, quella che descrive il comportamento di tali oggetti, è profondamente diversa dalla teoria classica. Quindi c'è uno stacco netto che ci porta da comportamenti classici a quelli quantistici quando si va nel regno microscopico. E, ovviamente la teoria che sta alla base della nostra conoscenza del mondo, e benché non fa parte, cioè non l'ho inclusa nella mia presentazione, la conoscenza del mondo delle particelle attraverso la teoria cosiddetta il modello standard, è chiaro che la meccanica quantistica è una componente integrante, un pilastro assieme alla relatività della nostra conoscenza del mondo, che parte dalla struttura dell'atomo vista come una struttura molto complicata e complessa, che contiene al suo interno questo nucleo fatto di protoni e neutroni a loro volta composti di particelle ancora più piccole che si chiamano i quark. Quindi questa conoscenza che ci ha permesso di esplorare l'universo e di comprendere in un modello unico e un modello coerente come è fatta la materia, ha come fondamento le leggi della meccanica quantistica, la nuova, chiamiamola nuova anche se ormai ha più di 100 anni, teoria della meccanica quantistica, che appunto questa è, risale a quasi 100 anni fa, strafamosa, congresso di Solvay del 1927, dove si discuteva, in quegli anni la quantistica nasceva, quindi era proprio agli albori, anche se il parto della quantistica è stato lungo e per certi versi doloroso, perché a differenza della relatività che nacque nel 1905, ha decisamente una nascita veloce e ben definita, la quantistica, per la quantistica ci vollero praticamente quasi 30 anni per arrivare alla forma che conosciamo super giù anche oggi. E qui abbiamo alcuni dei protagonisti di questa teoria, riconosciamo qua Schrödinger, al quale tornerò fra un po', ovviamente riconosciamo Einstein, oddio. Voi vedete ancora la mia presentazione? Sì. Sì, sì. Sì, sì. Bene, e riconosciamo Einstein, nonché Bohr, erano i tempi in cui si litigavano furiosamente tra loro due proprio sui significati della nuova teoria, su quanto quello che la teoria descriveva era qualcosa che era lì, là fuori, in natura, come voleva Einstein, quindi una teoria che descriveva oggetti reali, descriveva la realtà così com'è, piuttosto che non all'altro estremo Bohr, che diceva che non riusciremo mai a conoscere la natura e l'unica cosa che possiamo fare è un pallido riflesso, e quindi è inutile ricercare riscontri oggettivi alle nostre teorie, è solo un apparato, un trucco matematico che ci permette di non di capire ma di descrivere in qualche modo farraginoso quello che succede là fuori. E qui ci sono tantissimi dei protagonisti che hanno poi portato alla nuova teoria. La nuova teoria praticamente... Scusa, la donna, la sola donna è Madame Curie? Di Marie Curie, esattamente. C'è solo una donna? Dunque, si arriva in quegli anni, negli anni 20, da leggi più o meno dai postulati di Bohr, a concretizzarsi una forma matematicamente più coerente attraverso due formulazioni diverse. Una non ve ne parlo perché ormai è caduta un po' in disuso, perché è difficile e farraginosa, è quella di Heisenberg, la formula matriciale in cui si usa delle matrici per fare dei calcoli. L'altra, molto più semplice ed elegante, comunque tuttavia è stato dimostrato che sono equivalenti, perfettamente equivalenti, la formulazione di Schrödinger. Schrödinger che arriva a proporre l'equazione che porta il suo nome, l'equazione che ha come oggetto la cosiddetta funzione d'onda. Quindi un'equazione differenziale in cui entra la funzione d'onda, e adesso senza stare a raccontare in dettaglio, la funzione d'onda poi è trasformata
in quello che noi misuriamo, quindi posizioni, più che posizioni, probabilità di trovare posizioni, probabilità di trovare velocità, attraverso integrali del modulo quadrato con qualcosa. Quindi dalla funzione d'onda, la funzione, io non è che vado fuori e misuro funzioni d'onda. La funzione d'onda è utilizzata ai fini, attraverso questa equazione, ai fini di, attraverso un'altra ricetta matematica che ha a che vedere col modulo quadrato, in quanto la funzione d'onda è un numero complesso, a trovare qualcosa che poi vado a misurare. Tutt'oggi si discute sullo statuto ontologico della funzione d'onda, quindi se appartiene a qualcosa che esiste là fuori o è un trucco matematico, ma non voglio perdere tempo su questo. Questo è signor Schrödinger, che arrivò negli anni 20, come vi dicevo, a formulare questa bellissima equazione, gli anni d'oro della quantistica. E tra l'altro l'equazione, proprio l'equazione di Schrödinger, quella che sta alla base dei cosiddetti orbitali all'interno degli atomi, perché quando uno va e studia la chimica gli viene subito sbattuto in faccia che non è vero che l'elettrone è come un sistema planetario che gira intorno al nucleo su un'orbita ben precisa, bensì ci sono queste nuvole di probabilità che hanno delle forme sferiche se si tratta di orbitali S, bilobare se si tratta di orbitali P. E questa è una descrizione molto più accurata di quello che è la meccanica quantistica in un atomo, quindi queste nuvole dove l'elettrone si trova con una certa probabilità e il riscontro diretto dell'applicazione dell'equazione di Schrödinger nella chimica e nella struttura dell'atomo. Quindi più che un'immagine così, dove immaginiamo delle palline che girano intorno a qualcosa, anche se ammetto che è un'immagine molto più facile da raccontare questa dell'atomo, nella realtà dei fatti si tratta di nuvole di probabilità calcolate attraverso l'equazione di Schrödinger con la funzione d'onda. Da qui le proprietà di questa equazione, nonché le proprietà della funzione d'onda, non hanno mai cessato di generare discussioni per chi si occupa di fisica fondamentale, opportunità per chi si occupa delle tecnologie. Per chi si occupa di fisica fondamentale si parte dal paradosso che Schrödinger stesso negli anni 30, quindi circa 10 anni dopo aver formulato l'equazione, lui stesso trovò che quello che aveva fatto non era soddisfacente, e lui e Einstein erano i tempi in cui lui e Einstein diventarono i dissidenti del mondo quantistico. Vorrei in quel che segue brevemente raccontarvi qualcosa di un misto fra quello che è la fisica fondamentale e di come le proprietà interessanti della funzione d'onda nell'equazione di Schrödinger diventa un pilastro per le tecnologie che ci portano nella Quantum 2.0. E per farlo sfrutto quello che sono parto dalle tecnologie classiche. Quindi tecnologie classiche che hanno alla base il cosiddetto transistor, quindi che si basa sul silicio, sulle proprietà del silicio, che a loro volta sono state, insomma, capite solo e soltanto per la meccanica quantistica. I livelli di energia, le bande di energia, tutto ciò sono manifestazioni della meccanica quantistica all'interno di un semiconduttore quale il silicio. E il transistor, inventato da questi tre signori che vediamo nell'immagine, ha portato effettivamente un balzo avanti tutto quello che è la nostra tecnologia. Poi quello che è seguito è stato la miniaturizzazione del transistor attraverso delle tecnologie sempre più importanti, fino ad arrivare a generare un numero molto grande, miliardi di transistor su centimetri quadri, ed è quello che ci ha permesso alla fine di aumentare la potenza di calcolo in maniera esponenziale, praticamente alla cosiddetta legge di Moore,
che ci dice che abbiamo un raddoppio della potenza di calcolo circa ogni quasi 2 anni. E questo è praticamente, si vede che c'è un'esplosione della potenza di calcolo che ci ha portato attualmente ad avere tutti questi aggeggi, dai telefonini alla realtà virtuale, a tutto quello che fa la tecnologia attuale. Giustamente qualcuno si può chiedere se questa esplosione, questo raddoppio, fin dove? Perché è impensabile che possa continuare all'infinito, se non altro perché ci si imbatte nella scala atomica, è impensabile di fare transistor più piccoli della scala atomica. E quando si arriva qua ci si può immaginare due cose: uno, che si arriva ad un limite intrinseco per almeno la miniaturizzazione del transistor, l'altro che quando si arriva lì il comportamento non è più quello del silicio all'interno del transistor, bensì i comportamenti diventano esplicitamente quelli attinenti alla meccanica quantistica. E questo all'inizio, negli anni 80, fu considerato come un grande problema, un limite proprio delle tecnologie attuali. Quindi l'atomo, non si può immaginare qualcosa di più piccolo, insomma, dell'atomo. E invece, proprio in merito al comportamento quantistico che descrive la scala atomica, ritorno all'equazione di Schrödinger, va detto subito che l'equazione di Schrödinger poi è stata portata avanti, quindi questa è un'equazione non relativistica. Adesso non voglio arrivare, ma per chi magari ovviamente lo sa, l'equazione di Schrödinger non è quella finale, abbiamo l'equazione di Dirac, quindi questo è, se vogliamo, l'archetipo di un'equazione quantistica, ma decisamente non è l'unica, né quantomeno la migliore. Però per quel che ci serve oggi possiamo tranquillamente utilizzare l'equazione di Schrödinger e la funzione d'onda. Ora, la funzione d'onda, questa equazione ha una caratteristica molto interessante, e come equazione ha spesso e volentieri non solo una soluzione, quindi è un'equazione differenziale che spesso e volentieri ha più di una soluzione, anzi molto raramente ha una sola soluzione. E quindi come equazione può avere una, due, anche un'infinità di soluzioni, e si ritiene che la soluzione finale dell'equazione di Schrödinger è una somma, si chiama una sovrapposizione quantistica, di tutte le possibili soluzioni. Quindi l'elettrone si trova sia a destra che a sinistra, per esempio, in sovrapposizione di stati. E quindi c'è la sovrapposizione quantistica, un po' come in questa immagine. Quindi se questi due signori fossero degli elettroni, avremmo facilmente questo comportamento in cui un elettrone va sia a destra che a sinistra in sovrapposizione di stati, cosa che per i sistemi macroscopici non accade, in quanto è già accaduto il collasso della funzione d'onda. E questo problema, quindi questo problema del fatto che noi in quello che vediamo e quello che facciamo non vediamo mica sovrapposizione di stati, ma un stato è uno stato solo, è al cuore di tutte le discussioni che vengono portate avanti oggi nella meccanica quantistica, il cosiddetto problema della misura, che non ho intenzione di affrontare perché mi porterebbe via tantissimo tempo. Tuttavia lo volevo accennare, in quanto è anche alla base la sovrapposizione di stati, anche del paradosso del gatto di Schrödinger, che consiste in un povero gatto racchiuso in una scatola dove c'è un sistema quantistico, una sorgente radioattiva, che come sistema quantistico ha una certa probabilità di disintegrarsi emettendo radiazione in un certo tempo. E la radiazione, se emessa, è costruito un aggeggio che la radiazione agisce su un meccanismo che libera un martello che rompe una fiala col veleno che ammazza il gatto. Però, ripeto, questo accade laddove la sorgente si sta disintegrando.
ma mettiamo che calibriamo la quantità di materiale radioattivo in tal modo che nel tempo dell'esperimento ci sono 50% probabilità che la sorgente si stia disintegrando. Quindi 50% di probabilità che praticamente il veleno venga liberato. E questo ci pone davanti al problema, passati 50, i 10 minuti, metti, visto che c'è 50% probabilità, 50% di non di sorgente disintegrata, la risposta diventa che anche il gatto dovrebbe trovarsi in una sovrapposizione di stati, gatto vivo e gatto morto. E questo si sta discutendo tantissimo, è la sovrapposizione di stati portata, ovviamente è un Gedanken experiment, perché nella realtà dei fatti c'entrano tanti altri effetti, la decoerenza, eccetera, eccetera, ma come Gedanken experiment, esperimento ideale, ha una potenza molto, molto interessante. Sia come sia, questi due signori, uno stranoto, Richard Feynman, l'altro David Deutsch, un personaggio abbastanza eclettico, che si occupa di, insomma, dell'informatica, quantum information, hanno proposto all'inizio degli anni Ottanta, quando Feynman era ancora in vita, purtroppo ci ha lasciati troppo presto negli anni Ottanta, e hanno proposto di utilizzare le proprietà quantistiche, in particolare la sovrapposizione di stati, per una nuova tecnologia, la cosiddetta tecnologia quantistica, che a differenza di un computer normale che funziona attraverso circuiti dove la corrente passa o non passa, quindi assegnando il bit 0 oppure 1 sul quale adoperiamo delle operazioni attraverso algoritmi per trovare delle risposte, quindi a differenza del bit 0 assegnato a corrente che non passa, bit 1 corrente che passa, circuiti che manipolano questa informazione, nell'ambito di un computer quantistico si usano sovrapposizioni di stati, quindi sistemi che si trovano in sovrapposizione di stato, il funzionamento dei quali è abbastanza complesso, perché per funzionare un computer quantistico si basa su delle probabilità, quindi lo stato andrebbe ricreato, quello che viene misurato è alla fine una tabella di probabilità. E, di nuovo, non è un seminario tecnico, quindi tralascio la parte tecnica di quale non sono comunque un esperto. Quindi in questo stato il sistema non è più un circuito dove la corrente passa oppure non passa, bensì un sistema che ha una sovrapposizione di stati quantistica. Dunque si parla del qubit, in cui c'è una sovrapposizione sia di 0 che di 1, lo stato quantistico 0 e 1, non solo 0 o 1. Ovviamente gli algoritmi sono ben diversi da quelli classici, alcuni di essi ancora non sono sviluppati, c'è tutta la branca della informatica quantistica, quantum information, che è ancora in fase di sviluppo. E dunque c'è il qubit, in cui il sistema si trova in sovrapposizione di 0 e 1 simultaneamente. Quali tipi di sistemi? Beh, uno sarebbe lo spin dell'elettrone, quindi quello che noi visualizziamo per certi versi in maniera molto sbagliata, come rotazione intorno al proprio asse. Ovviamente nella realtà dei fatti non c'è nessuna rotazione, perché l'elettrone è visto come un punto, quindi non è che il punto può rotare. Però è la nostra necessità di avere un appoggio visuale, almeno per quelli che ce l'hanno. E quindi questa proprietà, che è rotazione a destra e a sinistra, è stato decisamente misurato che ci sono delle condizioni in cui c'è una sovrapposizione e l'elettrone simultaneamente si trova in tutti e due stati. Non è l'unico sistema, ci sono altri sistemi come per esempio i superconduttori, sistemi di superconduttori dove c'è la corrente che passa e non passa, quindi ci sono delle sovrapposizioni di stati. E, esistono già svariati esempi di tali computer. Quindi ovviamente in questo caso... Posso interrompere, Catalina? Catalina, sì. Penso che puoi tornare alla slide precedente? Certo. No, ancora precedente? No, ancora? Sì, questa qui. Credo
se puoi spendere un po' di più di parole, perché credo che la grande differenza sia proprio qui rappresentata, cioè noi passiamo da un mondo dove ci sono due stati possibili, 0-1, a un mondo dove, a un sistema dove gli stati possibili sono, non so quanti, che vanno oltre lo 0 e 1, e questa è la grande differenza. Puoi spendere un po' di parole per farci capire meglio? È abbastanza difficile, perché servirebbe usare la sfera di Bloch, e quindi comunque c'è una sovrapposizione di spin che può avere coefficienti diversi, sono coefficienti d'abitudine complessi. Guardatevi la sfera di Bloch. Niente, la potenza consiste proprio nel fatto che c'è una sovrapposizione, in questo caso di 0 e 1. Al di là dei qubit possono esistere dei qutrit o anche sistemi più, insomma, sovrapposizione di 3, 4, 5 stati in funzione di quante soluzioni ha l'equazione di Schrödinger applicata al sistema rispettivo. E come si adopera? Ovviamente, se tu appena osservi il sistema, la funzione d'onda collassa, non c'è più la sovrapposizione di stati, per cui quando è un sistema quantistico il modo di farlo funzionare è molto diverso dal computer classico. La misura viene ripetuta un numero molto alto di volte, si stabilisce una tabella di probabilità e da lì si risale attraverso degli algoritmi che non sono ancora sviluppati per tutte le operazioni, algoritmi quali quelli di Shor, quindi si tratta di algoritmi informatici che usano delle proprietà. David Deutsch stesso è uno che sviluppa algoritmi quantistici, di cui io non sono esperta, molto complessi e tutt'oggi in fase di sviluppo. La cosa più difficile è mantenere il sistema in sovrapposizione di stati. Non posso dirvi, potete guardare, si trovano su internet svariati simulatori di computer quantistici e quindi si può, insomma, divertire a provare a giocare con tali protocolli anche da sé. No, ma adesso la mia curiosità è questi stati sono un numero predefinito oppure cambiano in funzione della soluzione che si ipotizza per l'equazione di Schrödinger, mi sembra di aver capito. No, solo il collasso cambia, perché i coefficienti sono più o meno fissati, ma quando si passa da uno stato che è in sovrapposizione di stati, la sovrapposizione viene ricreata ogni volta che tu ti stai creando il sistema, quando collassa, collassa dietro una tabella di probabilità che vanno misurate. Quindi nell'articolo che tu stesso mi hai mandato, Sandro, c'è la sfera di Bloch in cui si fa vedere che praticamente questo può creare una sovrapposizione di stati infinita tra 0 e 1, quindi in funzione dei coefficienti di partenza dei due spin up e down, tu puoi praticamente spaziare un numero infinito di stati, perché i due coefficienti, la somma, modulo quadrato, la somma dei quali deve fare 1, si possono sottodividere fra di loro in un'infinità di stati. Va bene, grazie. Ok, quindi ero arrivata al fatto che esistono svariate materializzazioni, quindi i sistemi che si usano sono diversi, vanno da stati ionici, quindi degli ioni in cui si usa lo spin degli ioni, a sistemi superconduttori, alla fotonica, quindi stati di polarizzazione dei fotoni, chi più ne ha più ne metta, quindi ci sono svariati sistemi fisici. E il numero di qubit, quindi proprio il numero di stati in sovrapposizione, quindi se c'hai solo un elettrone c'hai un qubit, se hai due elettroni puoi farti due qubit, e quindi il numero di sistemi quantistici che riesci a sovrapporre ti dà la potenza di calcolo, perché questo ti fa esplodere esponenzialmente il numero di stati globale che tu puoi avere all'interno di un computer. Quindi era un po' collegato a quello che mi chiedevi te, un qubit da solo non arrivi molto lontano, ma quando metti insieme svariati qubit
tutti esplode in maniera esponenziale e la corsa di tutti è ad aumentare il numero di qubit per riuscire a calcolare varie cose, inclusa la fattorizzazione dei numeri primi, per esempio. Questo ha generato un po' di notizia, il Sycamore della Google aveva una cinquantina di qubit, in quanto per la prima volta era riuscito a ottenere la cosiddetta supremazia quantistica, cioè risolvere un'operazione data, che in questo caso era irrilevante dal punto di vista, insomma, delle applicazioni, ma era rilevante perché un computer classico avrebbe impiegato molto molto più tempo, si diceva ai tempi di più di 10.000 anni, era una forma, una fattorizzazione. E quindi la corsa è ad arrivare a generare computer quantistici che ci portano nella supremazia quantistica non solo per un'operazione marginale, ma praticamente per quasi tutto. E questa è una corsa alla quale partecipano ovviamente non solo quelli che lavorano nella ricerca fondamentale, ma è soprattutto chi lavora in campo militare, chi lavora in campo delle sicurezze, perché chi ha un computer quantistico ha gioco facile a entrare, a intrufolarsi all'interno dei sistemi di calcolo di chi è basato solo sui computer classici. Quindi rompere le chiavi, le parole, le password diventerebbe molto, molto, se non molto facile, comunque diventerebbe fattibile. E quindi è una corsa veramente molto attiva che vede vari attori, alcuni dei quali io sono convinta non li sappiamo nemmeno, perché lo fanno probabilmente in segreto in vari laboratori. Ci sono però una serie di problemi da affrontare, per niente banali. Il primo di questi problemi è dar la battaglia alla decoerenza. La decoerenza vuol dire che, cioè, questa sovrapposizione di stati è una proprietà molto fragile, perché il sistema, appena interagisce con l'ambiente esterno, avviene il cosiddetto collasso della funzione d'onda. Quindi non c'è più la sovrapposizione, bensì il sistema collassa in uno e soltanto uno di quei stati, con una probabilità che è il modulo quadrato del coefficiente che moltiplica la funzione d'onda all'interno della somma delle soluzioni. Quindi, ripeto, appena il sistema interagisce con un attore esterno, c'è la decoerenza e addio sovrapposizione di stati. E questo vuol dire che il sistema va isolato, va fatto il vuoto assoluto, cosa che è assolutamente impossibile, non esiste il vuoto assoluto, e si va nella direzione di correzione degli errori. Quindi, ben sapendo che il sistema prima o poi collassa, si prova a rigenerare lo stato quantistico molto molto prima che la decoerenza avvenga. Quindi ci sono varie direzioni in cui si sta andando per arrivare ai computer quantistici affidabili, con i quali avere anche un numero di qubit decentemente alto. Il secondo problema è molto più esoterico, ed essere sicuri che laddove tu ti sei creato un sistema con un miliardo di qubit, adesso sto esagerando, quindi un sistema che diventa macroscopico, anche la tua teoria della meccanica quantistica non dovrebbe essere sostituita da un'altra teoria, bensì rimanga valida a tutte le scale. Ed è quello sulla quale sto lavorando col mio gruppo. Stiamo provando a vedere ai laboratori del Gran Sasso se c'è qualche limite, andando a scale macroscopiche, della teoria stessa, quindi della meccanica stessa, e stiamo provando a misurare eventuali segnali dovuti a modifiche dell'equazione di Schrödinger, e in particolare una radiazione, raggi gamma e raggi X, che dovrebbero comparire laddove ci sono termini aggiuntivi all'interno dell'equazione di Schrödinger, che farebbero sì che la teoria non è più quella che si pensava che fosse. Ed è questo parte del gruppo in cui stiamo dando la caccia a questi possibili segnali di modifiche dell'equazione di Schrödinger, con un articolo che abbiamo pubblicato nel Nature Physics 2020, con dei limiti
quindi non abbiamo trovato modifiche, altrimenti avremmo preso il premio Nobel, ma abbiamo posto dei limiti su eventuali modifiche di questa teoria quantistica proposte dall'altro, da alcune versioni sono proposte dal premio Nobel Penrose, Roger Penrose, con il quale ho avuto grande piacere di discutere alcuni di questi argomenti davvero molto affascinanti. Da dove si va in questa direzione? A cosa porterebbero? A cosa ci servono i computer quantistici? Alcuni esempi facili ovviamente da spiegare, da intuire, sono potenziare l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, non tanto per giochi nella realtà virtuale, ma e soprattutto per allenamenti in condizioni difficili, ricrearsi delle realtà virtuali. Poi un'altra cosa, tutte quelle situazioni in cui serve di risolvere decine di migliaia di equazioni differenziali, e questo può essere il caso nella medicina personalizzata, nonché il clima, cambiamenti climatici, quindi laddove ti serve risolvere, ripeto, tipo equazioni differenziali in un numero molto più alto di quello che è possibile nei computer attuali. E anche algoritmi applicabili alla big data analysis, quindi avere un volume di dati enorme e fare un'analisi circoscritta per la ricerca di qualcosa di specifico, come nel caso del cyberterrorismo o i cambiamenti climatici, potrebbero essere importanti. Ovviamente un altro sogno è provare a capire un minimo di quello che è il modo in cui funziona la mente. Attualmente sia l'Europa che gli Stati Uniti hanno messo in gioco $1 miliardo per riuscire a fare una simulazione di, non mi ricordo, era un centimetro cubico o qualcosa del cervello, quindi siamo lontanissimi di avere qualunque tipo di simulazione che sia un minimo realistica, e questo non solo per capire magari come funziona davvero il cervello, ma avere almeno un'idea più realistica di quali sono le problematiche alla base di problemi che affliggono la società attuale, come la demenza e la schizofrenia. E perché la meccanica quantistica, al di là di quello di cui vi ho parlato questo pomeriggio, la meccanica quantistica potrebbe anche essere la teoria che spiega tutto sommato come mai è nato l'universo attraverso queste cosiddette fluttuazioni quantistiche dal nulla. Ovviamente non abbiamo nessuna certezza che così sia stato, ma è una possibile spiegazione stando alla fisica che conosciamo oggi. E attualmente ci sono anche nel campo della biologia svariati sviluppi che sfruttano algoritmi e meccanismi quantistici per spiegare caratteristiche quale l'orientamento, quindi degli uccelli, quindi il fatto che riescano ad orientarsi così bene attraverso algoritmi, cioè non che loro applicano, ma hanno al loro interno dei sistemi che si trovano in sovrapposizione di stati, piuttosto che non l'olfatto, l'efficacia dell'olfatto, che ha un numero di ricettori limitato, ma riesce ad identificare un numero di odori di molto molto alto. E anche si sta provando a spiegare l'incredibile efficienza delle piante nel sfruttare la fotosintesi, attraverso la fotosintesi, la trasformazione della luce in cibo per loro. E questi sono alcuni di quegli argomenti su cui si sta lavorando attualmente anche nel campo della biologia. Per chi vuol sapere un po' di più, non tanto del computer quantistico, ma della meccanica quantistica, ci sono questi bellissimi libri che parlano in toni e modi diversi, alcuni più semplici come Alice nel Paese dei Quanti, a portata più o meno di tutti, libri più specializzati, l'elettrodinamica quantistica, quindi come la quantistica produce la teoria che descrive fenomeni elettromagnetici, di Richard Feynman. Ha un libro veramente bellissimo, ma di una difficoltà un po' più alta, di Giancarlo Ghirardi,
un'occhiata alle carte di Dio, che è un libro che ha anche una matematica non indifferente, molto bella. Giancarlo Ghirardi, d'altronde, è stato uno dei fisici quantistici più noti non solo in Italia, ma anche nel mondo. E con questo concludo con la frase di Wolfgang Pauli, un altro che la quantistica l'ha usata a tutti gli effetti, qui in una discussione con Einstein, che lui disse: non mi fu risparmiato lo shock che ogni fisico abituato al modo di pensare classico subiva quando sentiva parlare per la prima volta del postulato fondamentale della teoria quantistica. E in qualche modo quel shock di cui parla Pauli è rimasto, e anche noi oggi lo affrontiamo in vari livelli e con vari strumenti e meccanismi. E vi ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie a voi. Adesso Caterina, siamo pronti per le domande. puoi chiudere le slide, Caterina, così metto Non ho capito, scusami. tutto. Puoi levare la condivisione schermo? Oh, certo, sì, certo, assolutamente. Grazie. Credo, vedendo i nomi delle persone, credo che il più qualificato per porre domande, anche perché sta lavorando o ha lavorato fino a ieri su un tema analogo, è proprio Antonio Cucchiaro, che però è un ingegnere, non è un fisico, è un ingegnere. Antonio, il DTT fa uso delle teorie quantistiche o no? Dunque, aspetta un minuto. Penso non fa uso nel senso che macroscopicamente la tecnologia macroscopicamente, diciamo, è diretta da teorie non quantistiche. Però credo appunto che tutta quanta la fisica classica che noi applichiamo, è comunque prodotta da effetti quantistici. Ad esempio, abbiamo citato prima i superconduttori che sono ampiamente utilizzati nella fusione. Noi appunto ci siamo anche incontrati, penso, in mensa qualche volta. Ma comunque, voglio dire, i superconduttori niobio, titanio, oppure leghe di superconduttori niobio 3 stagno, sono regolati da effetti quantistici. Effetti quantistici che macroscopicamente gli ingegneri, diciamo, non quantificano, nel senso che vengono seguite anche delle leggi sperimentali come il quench, ad esempio. Quindi, diciamo, la tecnologia che dobbiamo regolare è prodotta sì da effetti quantistici, però noi dobbiamo controllare l'effetto macroscopico dell'effetto quantistico. L'effetto macroscopico e l'effetto quantistico, nel caso dei superconduttori, ovviamente è il fatto che al di sopra dei 4 Kelvin, al di sopra dei 4 Kelvin, vi è la transizione immediata da un comportamento superconduttivo a un comportamento resistivo, e quindi vi è quello che viene in gergo tecnico almeno detto quench. E il quench noi lo rivediamo in un certo modo, e poi prendiamo tutti quanti i provvedimenti per dissipare l'energia che è liberata dal quench in questa grande bobina. Però volevo chiedere, ecco, in particolare volevo chiedere comunque questa, a Caterina, questa informazione. Come parliamo appunto
di sistemi che devono essere perfettamente isolati dall'ambiente esterno. Isolati dall'ambiente esterno significa realizzare un vuoto ultraspinto e realizzare anche delle condizioni termiche particolari. Possiamo avere l'indicazione delle temperature che dobbiamo raggiungere e poi delle altre condizioni che dobbiamo garantire per avere l'isolamento dell'ambiente esterno? Allora, questo è il punto, insomma, il punto più difficile nel sviluppare i computer quantistici. Ovviamente le condizioni dipendono da quale sistema si intende, qual è la base del, chi è il portatore del qubit. Se è un sistema superconduttore con supercorrenti, eccetera, eccetera, per forza bisogna raffreddarlo. Raffreddarlo a, come dicevi te, a 4 Kelvin o giù di là, dipende da qual è il sistema, però sì, bisogna raffreddarlo intorno a 4 Kelvin o anche di meno se... cioè, per esempio, un altro sistema possono essere gli ioni, quindi ioni di vari materiali tenuti in una cavità ionica. E anche lì bisogna raffreddarli. Lì ovviamente le temperature sono misurate diversamente perché non è un sistema macroscopico. Si fa il raffreddamento con laser. Sono sistemi molto difficili. Per quanto riguarda invece l'isolamento dall'interazione, il vuoto. Il vuoto è difficilissimo perché tu più che arrivare a 10 meno 11, meno 12, meno 13, cioè già... Sì, noi quando arriviamo a 10 meno 10, 10 esatto. meno 9, 10 meno 10, già esatto. è una fortuna. Esatto, quindi già nei nostri sogni un 10 a meno 13 rappresenta un limite estremo. Sì, beh, è un limite veramente molto grande. Esatto. Dipende poi dai volumi in gioco. Ma bravo, nel caso nostro di volumi di decine di metri cubi, diciamo, noi ci manteniamo sui 10 meno 9. Esatto. Che prima o poi incontrerai quella molecola d'aria che ti fa colpire. E su questo si va adesso, cioè, sapendo che accade, bisogna gestirlo, cioè è inutile immaginarsi vuoti 10 a meno 25 perché non ci arrivi, quindi tu sai che esiste, bisogna gestirlo attraverso quello che dicevo, correzione degli errori, tu ti rigeneri lo stato in tempi molto molto più veloci di quelli che sono appunto l'interazione con la probabilità di interazione con una molecola d'aria. Quindi sì. C'è Luigi Papagno. Luigi, accendi il microfono. Sì, a sinistra in basso. Che... Vai. No, io volevo sapere una cosa. A proposito del passaggio che diceva appunto Catalina, il passaggio dalla meccanica classica alla meccanica quantistica o viceversa. Quando io ho una grandezza macroscopica, significa che ho tanti atomi in mezzo, ci sta un gran numero di atomi, ma questo stesso fatto, il fatto che ci sono tanti atomi insieme, questi non determinano una decoerenza del sistema e quindi collassa automaticamente dal quantistico al classico? Ma dipende da che sistema parliamo. Se parliamo... macroscopico intendo dire... No, un sistema macroscopico... Macroscopico intendo quello, diciamo, a livello umano, insomma, a livello... Sì, lì il sistema collassa perché c'è appunto la decoerenza. Quindi quando il sistema diventa... non è più isolato, non è più gestibile, non lo puoi più isolare da interazioni con i terzi... hai la decoerenza e la decoerenza vuol dire che il sistema è già collassato. Ok, ma questo quindi non potrebbe giustificare comunque la storia del gatto di Schrödinger? Il gatto di Schrödinger certo. è macroscopico, quindi essendoci... Ma cosa ho detto? Ho detto che è un esperimento Gedanken, mentale. Sì, perché, sì. Cioè... Sì, però molti si pongono ancora questo problema, mi sì. pare di capire. Sì, nel senso che ai fini pratici, la decoerenza spiega ai fini pratici il collasso della funzione d'onda.
però non lo spiega dal punto di vista fondamentale, perché vuol dire che basta ingrandire il sistema, io ho una sovrapposizione mi trovo uguale. Quindi magari non qui nel mio laboratorio, vuol dire soltanto che c'è una diffusione dell'entanglement, della sovrapposizione, dir si voglia, si sta espandendo in spazi sempre più grandi. Certo, ma più aumentano il numero di molecole, di atomi, e più è probabile che il sistema decada rapidamente in uno stato classico. No? Quello è assolutamente vero, esatto. Ed è ai fini pratici una spiegazione della riduzione della funzione d'onda, del collasso. Ai fini fondamentali non lo è. Quindi tu ti rimani, c'è sempre un sistema molto più grande al quale tu non hai accesso né mentale, però c'è un sistema che è ancora in sovrapposizione di stati. Questa è una diatriba che va avanti. Quindi quanto la decoerenza spiega e cosa spiega? Ai fini pratici spiega perfettamente perché non ho più una sovrapposizione della mia TV, così via. Però ai fini teorici fondamentali non lo spiega, perché se io fossi un extraterrestre molto più potente dovrei comunque trovare una sovrapposizione, magari coinvolgendo tutta la galassia. Un'altra domanda. A proposito, diciamo, del fatto che le dimensioni dei microchip tendono, diciamo, a essere saturate, nel senso che poiché ormai stiamo arrivando alle dimensioni dell'atomo, sì, non possiamo più rimpicciolire la cosa. Ma c'era qualcuno che pensava addirittura a trasferire il sistema atomo al sistema nucleo, per cui il sistema atomo è dell'ordine di 10 alla meno 10 metri, ma il sistema nucleo è dell'ordine di 10 alla meno 16 o giù di lì. Quindi torneremmo di nuovo, no, a dimensioni, diciamo, ci sarebbe ancora molto da lavorare per rimpicciolire ulteriormente i nostri sistemi, utilizzando però ovviamente un sistema diverso. Lì si usavano gli atomi e lì invece si userebbero i nuclei, che sono diversi a seconda di quanti protoni e quanti neutroni ci stanno. Questo è vero, è soltanto che bisognerebbe agire sui nuclei. Agire sui nuclei ti serve l'interazione nucleare forte, che come ben si sa è molto difficile. L'elettromagnetismo è ovunque ed è facile adoperarlo. Per gestire i nuclei ti servono tecniche molto diverse, serve avere accesso a tecniche che coinvolgono la forza nucleare forte, quindi certo, sarebbero dei transistor molto particolari che non funzionano più con l'elettromagnetismo, ma con, sì, o almeno in primis. Però sì, c'è spazio. Infatti c'era anche tutta una discussione sull'utilizzo dei laser. Quindi ci sono ampi spazi per miglioramenti ulteriori anche delle tecniche classiche. Rimane il fatto che laddove uno riesca a fare un sistema con un migliaio di qubit, li batte tutti, perché il salto è esponenziale, mentre la miniaturizzazione produce un salto più o meno pari pari, mm-hmm, vabbè, dai, va con la superficie, così, il qubit va in esponenziale, lì ti ritrovi, certo, con un'esplosione, diciamo. Un'esplosione della potenza di calcolo, almeno per certe operazioni, non tutte, perché ancora non si sanno fare tutte. Certo. E non è detto che si saprà. Ok, grazie. Prego. Non so, altrimenti faccio una domanda. Salvatore, la tua esperienza con i computer tradizionali, che ci dice? Io ho capito una cosa, faccio questa domanda intermedia, ho capito una cosa. Che mentre il computer tradizionale ce l'ho sulla scrivania e lo uso come in questo istante, il computer quantistico deve stare in un ambiente dove è vicino allo zero Kelvin, vicino al vuoto assoluto. Ma quindi questo computer quantistico chi lo può usare? Chiudo. Faccio una controdomanda. Se tu fossi vissuto ai tempi del oddio, del
Ah, basta ricordare come erano i computer il primo computer, il primo computer degli anni 50. Sì, 60 o 50 e 60, oggi ce l'hai... anche 70 non oggi c'è lo, computer, c'è lo smartphone, un computer a valvole il quale consumava consumava IBM, 70 kilowatt per una memoria di un migliaio di bit, insomma di qualche migliaio di bit, insomma, e sì. Per dischi, anzi al tempo si usavano i tamburi, nemmeno i dischi, che avevano qualche megabyte, insomma, niente di più. E allora, se uno doveva fare una previsione sul futuro, beh, non avrebbe pensato che alla fine arrivavamo ad un orologetto computer come questo che porta al polso, insomma, che è potente più ancora di un computer come quello. No? Allora, secondo me il quantum computing è nella sua infanzia, nella culla, insomma, ancora. Ancora vanno messe a punto tecniche sostanzialmente, perché il problema è tecnologico, non è un problema, diciamo, di principi. D'altra parte abbiamo visto che gli algoritmi, il Fast Fourier Transform quantico è stato scritto, l'algoritmo di Schur, abbiamo altri esempi, esempi di calcolo dei tempi necessari per fare ricerche nei grandi database, insomma, nei famosi big data. No, scopriamo che abbiamo complessità elementari, radice di 2 alla n, dove n è la dimensione del corpus nel quale si fa una ricerca. Quando sappiamo che con le tecniche tradizionali abbiamo n log n, insomma, questo è il tempo necessario per cercare un elemento. Quindi indubbiamente c'è tanto da fare, perché ancora c'è da mettere a punto tecnologie, c'è da fare molto. Ma è un campo molto promettente dal punto di vista dei risultati che si possono ottenere. D'altra parte, molte delle cose che ci ha detto la nostra conferenziera, che io ringrazio e continuo a complimentarmi per la sua chiarezza, quelli che riguardano la medicina, quello che riguardano le previsioni meteorologiche, cioè quelli che riguardano i cosiddetti problemi di dimensioni enormi, problemi complessi sostanzialmente, quello della farmacologia, tutto il lavoro di docking che si fa con i computer tradizionali. Ecco, questo è il futuro di questi computer, insomma. E certamente non ne potremo fare a me, ovvero noi non ci saremo, insomma, quando avranno la dimensione di un telefonino, insomma, no? Perché non c'è dubbio che avranno la dimensione. Pensate ai transistor, no? I primi transistor, ve li ricordate tutti, no? Gli amplificatori operazionali, ve li ricordate? Il MUA 741, qualcuno che ha i capelli bianchi come me se lo ricorda, insomma, quanto era grosso. Bene, oggi è grande quanto una capocchia di spillo, insomma. Pensate ai transistor, ce ne stanno milioni, insomma, centinaia di milioni, forse qualche miliardo all'interno di un chip, insomma. Quindi questo è un progresso della tecnologia. L'effetto tunnel, insomma, in realtà è a quel livello e funziona là dentro, insomma, ecco. Salvatore, e poi parlando certamente c'è un altro tipo di confronto da fare, che è quello dell'uso di questi oggetti. Certamente non scriviamo più gli algoritmi come si scrivevano secondo le regole della macchina di Turing, insomma. C'è anche una macchina di Turing quantica, quindi ci sono equivalenze dal punto di vista concettuali, così come ci sono anche equivalenze dal punto di vista dei circuiti. Il famoso operatore di XOR, c'è anche lo XOR quantico che si fa con i qubit, insomma, c'è una letteratura abbastanza diffusa su questo. Allora, come dicevo un mio vecchio amico, la mia pelle e il mio pelo di informatico ha coperto in fondo un corpo di fisico, insomma, e quindi in sostanza riesco ad apprezzare entrambe le cose, e devo dire, mi pento di averlo cominciato a fare un po' tardi, insomma, ma prima non c'avevo tempo.
Visti i capelli bianchi, Salvatore, e chi è che non ha iniziato con la 101 Olivetti? Chi è che non ha programmato in assembler? Io l'ho fatto sempre in Fortran, da quando eravamo bambini, eravamo all'università. E parlando di temperature, oggi parlava Catarina di temperature, uno dei limiti dei calcolatori tradizionali era proprio la enorme densità dei transistor, per cui il raffreddamento di queste cose. Io ho passato attraverso generazioni che andavano dal raffreddamento normale a quell'acqua, a quello surgelato e così via, perché non si riusciva più a tirar fuori il calore dai transistor. Questo è un limite. Cioè, una cascata per raffreddare un calcolatore di potenza mostruosa, e questo era un limite dei transistor, naturalmente. Io ho capito che c'è una differenza, perché l'equazione di Schrödinger ha la sua validità in certe condizioni fisiche. Mi si è frozzato. La banda è molto stretta. Si è frozzato Sandro. Sta in super conduttività. No, ti sei fermata l'immagine, Sandro, è come se si era rallentata la comunicazione. È poca banda. Sì, io poca banda, questo grazie a Tim. Ma no, dicevo che io ho capito che le condizioni che diceva Lamberto, che diceva Salvatore, sono delle condizioni che non inficiano il buon funzionamento della fisica. No. Ci siamo bloccati di nuovo. Sandro, ti suggerisco di chiudere la telecamera. Sì, adesso lo faccio. Va bene, passo la parola, vai, in attesa che si No, adesso sentiamo. Sentiamo benissimo, prova a riaccendere. No, dicevo, io ho capito che l'equazione di Schrödinger può essere usata e ha una sua validità in certe condizioni fisiche, sia di vuoto che di temperatura. E questo mentre nel convenzionale era un problema di smaltimento del calore, non c'era una limite nella validità della fisica sottostante. Ho capito bene o ho capito male? No, l'equazione di Schrödinger aveva una validità universale. Universale. Poi collassa, come diceva Luigi, in tempi microscopici di, che ne so, un microsecondo è un altro discorso, ma la validità è universale. Il fatto è che non la sappiamo risolvere, questo è un altro dato di fatto, perché l'equazione è universale. Se tu la riesci a risolvere è un altro paio di maniche. Cioè... Ma quindi oggi come oggi il computer quantistico lavora e produce risultati affidabili soltanto in certe condizioni fisiche di temperatura e di vuoto e di interazione con il mondo esterno. Sì. Certo, perché questo è un problema tecnologico, no? Un problema tecnologico che se la temperatura è alta e sta il vuoto non è sufficiente, il sistema collassa tutto e quindi non ci fai più niente di questo computer. Esattamente. Ma questo è un problema risolvibile o un problema non risolvibile? Perché mi sembra che sia un problema più difficile rispetto al semplice smaltimento del calore, che era un problema negli anni 50. È un problema tecnologico più che altro, non ci sono limiti fondamentali. Per quello io condivido quello che diceva Salvatore, senz'altro in futuro vedremo degli avanzamenti, magari anche delle rivoluzioni che attualmente magari non sono immaginabili, come è stato il caso del transistor, che ti sei ritrovato all'improvviso da una lampada a vuoto a qualcosa di microscopico. Quindi qui non ci sono limiti, a meno che io non prenda il premio Nobel perché l'ho trovato a gran forza. Non ci sono limiti fondamentali alla meccanica quantistica, dalla meccanica quantistica, che dovrebbero impedire l'avanzamento. Certo che potrebbe durare anni, parecchi anni. Dico una sciocchezza, Catarina, ma
problema tecnologico, anche della fusione si parla da 70 anni, ma no, il problema è profondamente anche tecnologico, credo io, non è un problema... Certo. Sì, è un problema tecnologico. Nel caso specifico, ma in ogni caso penso, in ogni caso ormai, diciamo, si sta applicando, ancora si deve applicare, la maggior parte della fisica che è stata sviluppata negli anni del Novecento, proprio perché la tecnologia non è al passo della fisica. Quindi abbiamo, la tecnologia deve ancora essere sviluppata in modo da applicare gran parte della fisica che è stata sviluppata negli anni del Novecento. Allora dico una sciocchezza. Come ad esempio la fusione di cui stavate parlando. Ma come altre cose, per esempio la superconduttività, che sarebbe veramente una cosa molto interessante, perché ci permette di non dissipare energia, però a temperatura ambiente abbiamo che il comportamento dei corpi è resistivo, quindi purtroppo dissipiamo energia. Però ci sono sistemi non moderni che adesso la temperatura di funzionamento dei superconduttori è molto più alta rispetto si stanno studiando, la temperatura sta sempre di più aumentando, quindi anche lì sempre di più comunque diciamo che le leghe metalliche ancora conservano temperature molto basse, intorno alle unità di Kelvin per diventare superconduttrici. Mentre invece abbiamo delle leghe non metalliche che possono arrivare a 30 liquida, e noi stiamo studiando quelle che si comportano all'azoto liquido. Però essendo delle leghe non metalliche, hanno delle prestazioni meccaniche, cioè sono più fragili, ecco. Sono più fragili, quindi più delicato sviluppare dei sistemi su quella base, ecco. D'altra parte, la distanza che c'è fra chi scrive equazioni e studia matematica e fisica e la tecnologia è decisamente elevatissima, perché una cosa è il pensiero, una cosa è l'applicazione. Una domanda, Caterina, ma se i miliardi che si investono in questi settori fossero centuplicati, dico questo per dire cosa? Che le cose interessano generalmente a chi fa investimenti, ci sono dei ritorni, no? Invece vanno investimenti perché la ricerca comporta investimenti, ma nel caso in cui su questi argomenti ci fossero molti più soldi, credo che ci sia la possibilità anche tecnologicamente di andare molto più avanti. Se ci fossero dei ritorni. Infatti l'Europa si è svegliata, visto che la Cina investe molto più dell'Europa. E attualmente sta provando, ha messo su svariati programmi sul quantum physics negli ultimi anni, proprio perché si rende conto che sta perdendo un po' troppo rispetto agli Stati Uniti e soprattutto alla Cina. Ecco. Sandro Crocetta, che ci dice? Sandro Crocetta, che ci dice? Sandro Crocetta ascolta, non può che rimanere in ascolto. Ah, vabbè. Io lavoravo con l'hardware negli anni 70, con i chip, facevo i circuiti breadboard usando le porte logiche, gli UART, qua siamo stratosfericamente lontani, quindi è difficile... una capoccia dura come la mia, però insomma i concetti di fondo li sto capendo. Sono un modesto tecnico, insomma. Vedo Edoardo, non ti faccio domande difficili, ma insomma, se non ti vedo, però leggo solo il tuo nome. Ci sta provando. Forse è uno smartphone, un tablet che è un po' più... No, che devo dare il permesso. Ah. Edoardo è uno che ci segue
Non sì, so, io lui sono non è solo un appassionato, sono solo un appassionato. Edoardo appassionato. È un appassionato, che ci dice l'appassionato? Dicevo, no, mi sembrava un po' assurdo che l'Europa ci abbia messo così tanti anni a svegliarsi rispetto a una Cina che ormai sono almeno due decenni che investe sempre di più nella ricerca e sempre di più nella... Forse bisognerebbe un pochino cambiare il modo in cui i nostri amministratori arrivano a coprire, diciamo, ruoli di decisioni così importanti senza evidentemente avere una consapevolezza di quanto sia importante la ricerca per il futuro di tutti. Ecco, questa era la mia riflessione. Grazie. Te ne siamo grati di questa riflessione, quindi... Volevo... Però leggendo i giornali ho letto che aumentano le spese per gli armamenti. Forse la ricerca è un sottoprodotto, insomma, un sottoprodotto qualche volta. Però le spese sul libro paga del nostro ministro sono le spese per gli armamenti, non per la ricerca. Io spesso discuto anche su Facebook con chi brontola e protesta per le spese dedicate alla ricerca spaziale che non servono a nulla finché non si risolvono i problemi qui sulla Terra, e ogni volta faccio notare: ma scusate, ma perché protestate sempre per le spese sulla ricerca spaziale e non protestate mai per le spese 10, 100, 1000 volte superiori appunto per le armi? Chi lo sa. Comunque anche l'investimento per le armi, ahimè, diciamo, innesca un fallout di prodotti interessanti anche per la vita di tutti i giorni. Ecco, sì, è così. Purtroppo. E non c'è niente di... La grande maggioranza del capitale mondiale è utilizzato per dall'industria delle armi, non ce lo scordiamo. Ritorniamo sul tecnico, faccio un'altra domanda un po' a Catalina. Catalina, ora, con il computer tradizionale, 1 più 1 fa 1, e questo è deterministico, no? Perché gli stati sono 0 e 1. Nel computer quantistico mi sembra di capire che non c'è un approccio deterministico, ma c'è un approccio probabilistico. Dipende. Ora, come si fa poi a tradurre questo approccio probabilistico in un risultato deterministico? Non sono esperta, quindi non conosco la risposta, perché ci sono più algoritmi. Si misurano e si quantificano le probabilità, e dalle probabilità, quindi l'algoritmo va passato non una volta, ma tante volte. Non è solo una misura, sono un ensemble statistico di misure. La differenza di un computer classico... Quindi non è un problema di fisica, è un problema degli algoritmi che usano quella fisica. Ho capito. È un problema anche di algoritmi che usano la fisica, sì. Perché ci sono, sono partiti in più e ognuno ha la sua idea. Per quello che spesso consiglio ai ragazzi giovani, se vogliono fare qualcosa di divertente, di lanciarsi in questo, perché c'è spazio, c'è ampio spazio. Però il risultato finale deve essere deterministico in ogni caso. Probabilità 1, Luigi. Probabilità la probabilità, uno. Esatto, la probabilità è 1, devi conoscere. No, ma io credo questo qui, in risposta a questa questione, credo che nell'universo, cioè nel mondo reale, non esista il numero deterministico. Esista la probabilità di un numero, soltanto che gli eventi che sono relativi a quel tipo di fenomeno sono miliardi di eventi, no? Che hanno una certa probabilità. Quei miliardi di eventi che hanno una certa probabilità danno collettivamente come risultato un numero deterministico. Cioè, diciamo, il problema è che la numerosità è talmente grande che, pur avendo ciascuno una certa probabilità,
L'effetto finale è un numero deterministico, quindi noi nella meccanica classica, diciamo, guidati dal numero deterministico, macroscopicamente possiamo sviluppare una fisica che all'interno del decimo di millimetro ci dà dei risultati corretti, no? All'interno anche del micron ci dà dei risultati corretti. Certo, dico, però diciamo anche da un punto di vista a livello microscopico, no? Statistica, diciamo, è vero che è probabilistico il fatto che un elettrone possa andare qua o là, ma l'equazione di Schrödinger è deterministica, non è probabilistica. Quindi l'equazione di Schrödinger ti dice esattamente in maniera l'equazione di Schrödinger è la funzione di stato. L'equazione di Schrödinger, la propagazione, l'equazione di Schrödinger si propaga in maniera deterministica. Ciò che invece è probabilistico è ciò che può succedere per il singolo elettrone. Sì, è vero. L'equazione di Schrödinger è perfettamente deterministica, però poi interviene il fatto che quando tu misuri la singola misura ti diventa indeterminata. La posizione, perché con una è soltanto una, se ne fai un numero infinito, certo, e tiri fuori la probabilità. Se un numero infinito di misure hai deterministico, no? Ma voglio dire, questo qui è come quello che accade. Avete citato prima l'effetto tunnel, no? Sì. L'effetto tunnel oppure altri effetti tipo quantistici. Io me ne devo andare fra un paio di minuti perché ho un appuntamento. Scusatemi. Sì. Sì, in effetti dobbiamo pensare ad esempio che nella fisica, nella fusione ad esempio, poniamo, l'effetto tunnel è determinato. Nella fusione termonucleare, dici? La fusione termonucleare, nella fusione. L'effetto tunnel è determinante, altrimenti non ci sarebbe stata la fusione, no? Però l'effetto tunnel dà delle probabilità di accadimento dell'effetto. Dà delle probabilità di accadimento dell'effetto. Ovviamente, siccome l'effetto tunnel riguarda miliardi di atomi che sono interessati alla fusione, alla fine diciamo, certo, torni di nuovo la fisica ha un valore soltanto, non ha il valore della probabilità di accadimento di quella cosa. Quello che si diceva prima, no? Cioè se tu hai tante particelle, alla fine è probabilistico, però poi ne accumuli, alla fine ottieni esattamente la funzione dell'effetto tunnel, cioè le probabilità si producono. Scusate se intervengo. Allora, Catalina ha detto che ci deve lasciare. Io direi, ringraziamo Catalina per il seminario. Chiedo a Lamberto di chiudere la registrazione, ma noi continuiamo a discutere.